che conosce il cuore di ognuno, perché tu solo conosci il cuore di tutti i figli degli uomini. Prima Re, capitolo 8, verso 39. Dio conosce l'uomo. Quante volte abbiamo sentito dire, e probabilmente lo abbiamo detto anche noi, nessuno mi capisce, nessuno apprezza quello che faccio, nessuno mi considera e non c'è nessuno che mi voglia veramente bene. Quante volte abbiamo sentito frasi come queste o comunque molto simili a queste? Oh, quanto ci siamo sbagliati! Potrebbe anche accadere che qui sulla Terra non ci sia nessuno che realmente riesca a capire le nostre motivazioni e il nostro agire, ma di sicuro c'è uno che ci comprende appieno, che si prende cura di noi, Gesù. Egli è venuto sulla Terra, facendosi uomo come noi, affrontando gli stessi nostri problemi, circondato da persone come noi, nutrendo gli stessi sentimenti che possiamo nutrire anche noi, e ha sofferto sicuramente molto più di noi. E tutto ciò per poter comprendere meglio la nostra natura ed esserci più vicini nelle difficoltà. Soltanto se siamo disposti ad aprire il cuore per ascoltare la sua voce, egli si farà conoscere da noi e dimorerà con noi, donandoci una pace e una gioia che il mondo non è in grado di offrire.